Aspettative di guarigione prima e dopo il trapianto, non dice per quale tipologia o meno, ma in generale. Ecco qua, non è possibile dare una risposta generale. Ribadisco quanto ho già detto precedentemente, che ormai noi conosciamo, grazie agli studi biologici di cui io ho parlato, ho accennato, perché poi sono molto più complessi di quello che ho potuto far vedere in questa occasione e di cui ha parlato anche la professoressa Chiaretti. Non esiste una sola leucemia acuta linfoblastica, BT o Filadelfia positiva, ma effettivamente ogni paziente ha la sua. Quindi noi stiamo andando verso una terapia personalizzata dove dare dei valori generici di efficacia e di sopravvivenza rischia di diventare, diciamo, una valutazione approssimativa e quindi sbagliata, poco diciamo utile per il paziente. Quindi in ogni singolo caso bisognerebbe capire perché uno è portato a fare o non fare il trapianto. Oggi posso dire che ci sono dei programmi di cura che garantiscono anche in Italia, come in altri paesi sviluppati, fortunatamente rispetto ad altri paesi che sono invece in maggiore difficoltà, la possibilità di ottenere le migliori cure con il massimo di efficacia. Disponibili, ecco, al mondo. Quindi sicuramente sia che venga fatto che non venga fatto il trapianto, la cura è quella che garantisce la massima efficacia, ecco. E ci sono anche un gruppo di pazienti che sta diventando sempre più consistente che non necessita di una procedura trapiantologica. Anche questo va detto chiaramente. Grazie. Se posso aggiungere, io credo che Sì, prego, 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 lo certo. scopo di tutta questa ricerca che abbiamo fatto vedere adesso non è trapianto sì, trapianto no, ma trapianto a chi, in maniera scientificamente corretta, dire chi è il paziente di cui noi sappiamo che ha bisogno assolutamente di fare il trapianto. E entrambe le strade devono portare alla guarigione, sia che il paziente sia candidato al trapianto, sia che non sia candidato. Il trapianto oggi è stata forse la prima giornata in cui non c'era nessuno che parlava di trapianto, è una procedura che viene considerata guaritiva, è una procedura in cui c'è un tasso di mortalità che si aggira intorno al 20%. Allora, se il paziente che comunque poteva rispondere bene con la sola chemioterapia muore di trapianto, è un fallimento. E noi dobbiamo capire, cioè lo scopo della ricerca scientifica è capire esattamente chi è il paziente che deve fare trapianto e quello che non lo deve fare. È importante, sono importanti tutti e due i lati della medaglia.